E questo era il mio, diciamo, ultimo disco con la mia vecchia casa discografica, perché nel 2012 interrompo i rapporti con la EMI, interrompo i rapporti e decido di iniziare ad autoprodurmi. Iniziare ad autoprodurmi, perché questa scelta? Perché? Perché volevo evitare di finire nel tritatutto del post-talent, cioè spesso le case discografiche prendono i ragazzi dei talent, sfruttano il momento, non investono su magari un prodotto piuttosto che su un altro, e quindi, diciamo, nel 90% dei casi l'anno dopo praticamente ti buttano via, perché tanto c'è quello dell'anno corrente. Allora, per evitare tutto questo, nonostante fossero passati già 3 anni dalla fine di Amici, io decido di autoprodurmi. Decido di produrre prima un concerto con la cornice dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, ed è stato quello poi il primo concerto di Natale nel 2012, e di questo concerto abbiamo fatto anche un CD DVD live. Ovviamente io non vi faccio al 19 di agosto una canzone di Natale, che facciamo Silent Night, no, però per racchiudere, insomma, quel momento natalizio, vi propongo un brano che, insomma, è la colonna sonora mia e dei miei bambini, che tra l'altro quell'anno salirono sul palco su una slitta, se ve lo ricordate. Ve lo ricordate? Sì. Se lo ricordano. E quindi, musica. Questa vita